Il braccio di un percussionista fa oscillare la mazza davanti a un enorme tamburo incastonato in un albero. Sulla superficie infuocata del sole inizia a formarsi un'eclisse che si riflette nell'iride azzurra di un essere umano. Il percussionista dalla pelle grigia solleva le sue mazze per colpire il tamburo. Lampeggia il logo metallico della Lucasfilm Games. Nello spazio, una splendente cintura di asteroidi vaga attorno a un pianeta verde gravato dall'ingombrante presenza di un pianeta rosso e di uno azzurro più distante. Un'astronave fumante si dirige verso il pianeta verde, perdendo una scia di rottami. È un pianeta abitato. Nel bazar, un venditore di stranissimi animali incrocia indifferente un mon calamari, ignorando uno sconosciuto dal volto celato sotto un cappello. Nella confusione, un Duros evita le guardie. Quattro percussionisti colpiscono all'unisono i loro tamburi. Yoda osserva l'alba dalla finestra della sala del Consiglio Jedi deserta, mentre Anomidis e rosso vestiti perlustrano il bazar. Nel cielo l'eclissi è quasi completa, ancora riflessa nell'iride azzurro di un essere umano. Su un grande ponte di pietra due Jedi combattono con spade laser. Un'astronave atterra su un molo sopra l'acqua. I percussionisti dalla pelle grigia continuano a percuotere i loro tamburi. Uno stormo di caccia sorvola un paesaggio polare. Un mercante neimoidiano solleva lo sguardo gelido. Cavalieri Jedi affrontano una torma di aggressori in mezzo alla neve. Un enorme esercito marcia a passo cadenzato verso un orizzonte acceso dal tramonto. L'eclissi totale si avvicina. Cacciaspaziali attaccano un'astronave dalla forma di anello. Lampi rossastri rivelano le esplosioni causate dai blaster. Grandi cannoni rispondono al fuoco. I piccoli caccia precedono una flotta di lunghe astronavi che attaccano la flotta nemica di navi ad anello. I tamburi incastonati negli alberi smettono di vibrare. Uno dei percussionisti dalla pelle grigia si volta lentamente, mostrando di appartenere a una specie aliena dagli occhi completamente neri, privo di naso e con il cranio rasato percorso da creste ossee. Una forma umanoide emerge da una pozza piena di liquido nero e viscoso. L'eclissi è ormai al suo apice. Una scritta si materializza sullo schermo. Il titolo: Star Wars Eclipse. L'eclissi svanisce, lasciando il titolo in lettere dorate su fondo nero. Compare il logo della Quantic Dream. Viene visualizzato il testo StarWarsEclipse.com, #StarWarsEclipse. Gameplay non reale.